Un'oscura si presenta a col un'oscura si presenta a col un'oscura si presenta al ma oggi non riesco a dirlo. Un'oscura si com Bentornate, bentornati a tutti amiche e amici appassionati dell'anime e del manga Ken il guerriero o Kutano Ken, benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi analizzeremo gli scontri, anzi lo scontro, della puntata numero 146, dal titolo in italiano La statua. Traduzione del titolo giapponese: La battaglia di Orca per l'amore. Caio, tu mi deridererai per la mia stupidità. Shachi, ai no tatakai. Kaio, sore o oroka to warau no ka. Un'oscura si presenta al cospetto di Kaio e gli dà delle notizie tutt'altro che belle. Perché? Perché lo scontro tra Ken e Io è finito in pareggio. Non solo Io ha recuperato la memoria, ha riconosciuto dunque il fratello e perciò i due si sono rapacificati, riconciliati o semplicemente ritrovati. In aggiunta, l'Oscura dice a Kaio che tutto questo è stato possibile grazie all'intervento di Orc di Shaci. Quindi Kaio è furibondo e l'unica cosa che gli passa per il cervello è che li vuole massacrare. Orc. Per prima cosa manda gli Shura a rintracciare Shaci e infatti tutti questi si mettono a cercarlo in ogni villaggio con tanto di manifesto con la scritta Wanted. Dannazione, non è Orc. Certo che non lo sono, lasciatemi! Non gli assomiglia affatto. Nel frattempo, belli al riparo, tranquilli, Io viene medicato da Ken e da Orc, il quale sta andando anche a caccia per recuperare qualcosa da mangiare, ma non riesce a catturare di meglio di una lucertola e gliela cucina. No, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Intanto Io rivela a Ken che sa dove si trova il libro che custodisce il segreto dell'Hokuto e che si trova al palazzo Taiseiden, anche se Io non si ricorda bene dove. Taiseiden wa Hokuto Souke no Seiden, ore to Kenshiro ga umare sodatta basho da. In italiano dicono che questo segreto si trova nel palazzo Taiseiden e che devono andarlo a cercare. La chiave per aprire il libro di cui vi parlo si trova nel palazzo Raseide. Nel palazzo Raseide? Dimenticandosi del fatto che stavano combattendo proprio nel palazzo Raseiden, quindi che erano lì fino a poco prima, a che pro dunque spostarsi? Infatti il palazzo è un altro. Ma gli sceneggiatori lo leggono quello che scrivono o no? Orc però si rende conto che Ken non può lasciare Io ferito e che siccome è stato lui a causare quella ferita vuole recarsi lui per primo nel luogo per cercare di trovare almeno il nascondiglio segreto. Poco prima però di partire incontra Leia che ha avuto la brillantissima idea di attraversare il deserto, per sua fortuna Orc la trova anche se ferita e lei comunque avvisa Shaci che Kaio li sta cercando. No, no, non può essere lei. Oh, Laia. Oh, Laia. Oh, Laia. Laia. Quindi bisogna muoversi, moved. Shaci le dice quello che vuole fare e Leia insiste per accompagnarlo. Appena arrivano si accorgono di una bella cosa, che il palazzo Taiseiden sta per crollare, ma il motivo non è un terremoto, non è l'incuria. Ma che succede? È semplicemente perché Kaio sta arrivando. Infatti, il primo rascio si palesa e conduce anche Lin. Caio.
fa una filippica, quindi un pippone contro l'amore. Senti, non mi attaccare il pippone, per favore, eh? Oh, guarda che a me mi attaccano dai 12 ai 13 pipponi al giorno. È arrabbiato come non mai contro Ork, contro Shachi, e lo vuole fare a pezzi, cosa che gli riuscirà benissimo, non nell'anime però. Shachi, per proteggere Leia, attacca immediatamente Kaio, ma questo lo blocca con un calcio alla schiena. Appena Shachi atterra, il cavallo di Kaio gli calpesta il braccio, fratturandoglielo. E poi è Kaio stesso che gli frattura una gamba. Ricordiamoci però che questa versione è un pochettino edulcorata, perché nel manga Shachi non viene solamente ferito, viene proprio mutilato sia di braccio che di gamba. Ork evita non si sa come il pugno decisivo di Kaio, anche se in italiano ci viene data la spiegazione, perché Kaio dice: vedo che ha imparato alcune tecniche di Hokuto. Ma se lui fa parte dell'Hokuto Ryuken? Vedo che hai imparato alcune delle mosse della scuola di Hokuto, perché sei riuscito a schivare il mio colpo. Giacché Ork sta per soccombere, sia Leia che Lin si gettano su Kaio e gli afferrano le braccia, come se questo potesse bloccarlo, però qualcosa che lo blocca effettivamente succede. Infatti si rivela l'entrata del Taizaten. Una colonna di luce. Kaio, disturbato da questa colonna di luce e dal suono che ne fuoriescono. Basta, fate cessare quel suono! Ork riesce ad aprire l'ingresso. E tutti precipitano al piano inferiore. Intanto da Kenshiro e da Io arriva Tao, che racconta loro ogni cosa. Intanto Kaio e Shachi vedono entrambi la statua che si trova in questi sotterranei. È una statua di donna. Kaio si meraviglia moltissimo che il segreto dell'Hokuto Suten venga custodito da una statua di donna. La statua di una donna. Si avvicina per cercare di carpirne i segreti, ma lei lo respinge. Kaio sente ancora questo suono fastidioso che quasi lo fa impazzire. È una femmina e tutte le femmine sono perfide, piene di arti subdole. Cosa sono le arti subdole? Non lo so. Ma non mi fido! E allora dice che se non può conoscere il segreto dell'Hokuto, non lo potrà conoscere nessuno. E con un colpo spezza uno dei bracci della statua. Kaio a questo punto non capisce quasi più niente, vuole ammazzare anche le due ragazze. Shachi cerca di mettersi in mezzo, ma ancora una volta Kaio lo spazza via. Ci allontaniamo per un po' dal palazzo Taizaten e vediamo in pochi frammenti che Kenshiro ha appena spazzato via quella che aveva tutta l'aria di essere un'armata di Shura. Quindi adesso può correre effettivamente da Shachi. Kaio,
Intanto Caio si sta ancora divertendo a massacrare Orc. Caio! Però lui si rialza ogni volta. Non vuole stare giù. Ci ha detto che con me non si scherza! Come ti permetti? Con me non si scherza! Hai capito? Io ti distruggo! Io ti spezzo! Io ti faccio strisciare come un verme ai miei piedi! Sei terribilmente testardo, Orc. Orc si prende un altro bel pugno in faccia e crolla proprio ai piedi della statua. Devi stare giù, ti conviene. Stai giù e restaci, cazzo. Porca troia, devi stare giù, hai capito? Resta giù, o la prossima volta non tornerai più su. Non posso più sopportare il tuo sentimentalismo. Mio Dio, no! La quale inizia a piangere e con le sue lacrime a bagnare Shachi. Addio, Laia, scusami. Non ti sono lasciata proteggere la tua vita. La sua aura lo ricopre completamente. Indebolisce ancora una volta Caio e Orc anche stavolta è in grado di rimettersi in piedi. Non ci credo. Facendo chiedere a Caio come mai non sia ancora morto. Tu avresti dovuto essere morto. Dunque, ragazze e ragazzi, la puntata finisce qui. Se vi è piaciuta lasciate un like, un commento, ditemi che cosa ne pensate. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie e a presto.